Ben ritrovati, il libro torna protagonista sotto la mole proprio in queste settimane difficili per le sorti del Salone Internazionale. Editori e istituzioni insieme per una grande festa della lettura. Questo weekend, Portici di Carta spegne 10 candeline. Marita Ballesio. Con oltre 2 chilometri di libri sotto i portici del centro cittadino, torna nel fine settimana a Torino Portici di Carta. L'appuntamento, organizzato dalla Fondazione per il Libro, compie 10 anni ed è dedicato a Umberto Eco. Un modo popolare di vivere anche il libro. Speriamo nel bel tempo, che certamente non è una variabile insignificante nella riuscita di una manifestazione che vive all'aperto. È una grande festa del libro che mette insieme tutti, non soltanto le centinaia di librerie che con grande passione aderiscono al progetto, ma anche, voglio ricordarlo, gli editori piemontesi, medi e piccoli, sono una quarantina complessivamente, che grazie al sostegno della Regione Piemonte riescono a essere presenti. Quest'anno è un decennale, quindi è una ricorrenza importante, lo dedichiamo a uno dei massimi esponenti della cultura italiana, scomparso di recente, Umberto Eco, che aveva una grande passione per i bookinist, per le bancarelle, e quindi lo sentiamo particolarmente affine allo spirito proprio di Portici di Carta. Fra le proposte, all'oratorio San Filippo Neri verranno proiettati alcuni disegni che Umberto Eco fece ai tempi del liceo ad Alessandria. Lo ricorderanno tra gli altri Furio Colombo e Gianni Vattimo. I suoi luoghi verranno poi ripercorsi in una passeggiata. Ricordo un'iniziativa a cui teniamo molto, che è un libro per ricostruire. Chiederemo ai torinesi, che sappiamo essere generosi e sempre molto attenti, di comprare uno o più libri, quanti possono, perché questi verranno destinati a ricostruire le biblioteche scolastiche, non dei paesi marchigiani colpiti dal recente sisma. Ben 127 gli espositori, fra gli autori anche il romanziere inglese David Nichols. La lettura, assessore, quanto è importante? Secondo me la lettura è fondamentale, ma non è tanto fondamentale solo in termini di conoscenza, di cultura, è fondamentale per ritrovare una parte di serenità in noi stessi. La lettura è veramente qualcosa che ci salva la vita, questo secondo me è l'aspetto più interessante. Questo ci permette di ragionare sul futuro, anche sul Salone del Libro. Rocco Pinto, innanzitutto da lei è arrivato un accorato appello perché voi siete l'anima del Un po' libro. sì, un po' Ecco, sì. allora cosa avete chiesto anche in occasione di questi 10 anni e di Portici di Carta? Cerchiamo di lavorare più insieme, fuori dagli orticelli, cioè è ora di rompere le barriere, i recinti e lavorare per il bene comune. Cioè, la lotta tra Milano e Torino è un esempio di come non si promuove la cultura, ma si allontana dalla cultura. Cosa è andato storto, secondo lei? Perché questa scissione? Questo sarebbe lungo. Io ritengo che Torino doveva presidiare di più questa eccellenza e Milano doveva avere rispetto di questa storia, di questa grande tradizione. Per cui ritengo che Torino resti un laboratorio e la città del libro, Milano è la città degli editori. Ecco, lei ha parlato di questa libreria en plein air che ci sarà a Portici di Carta, tra l'altro 2 chilometri di libri. Questa è la realtà di Torino. Questa è la novità. Cioè, qual è la novità? Non sono gli incontri ce ne sono centinaia ogni giorno. La novità è avere una libreria di 2 chilometri con un assortimento ricchissimo, compreso i bookinist. Sabato sera, grande festa in Piazza San Carlo, fra libri e musica dei 10 anni, organizzata con il Circolo dei Lettori di Torino, che taglia anch'esso il decennale di vita. Sono 10 anni di cui ho pochissimo merito, nel senso che io sono qua soltanto da 2 anni neanche. Questo è un posto veramente amatissimo e quindi secondo me questo compleanno è la festa della città, ma non solo, perché come diceva prima l'assessore Parigi, noi ci stiamo allargando. Abbiamo aperto un bellissimo circolo a Novara che è altrettanto prestigioso come questo. Facciamo la programmazione estiva al Forte di Exil, facciamo Torino Spiritualità, abbiamo fatto il Festival Pavese a Santo Stefano Belbo e se tutto andrà bene tra pochissimo apriremo anche Maison Musica Rivoli. Quindi un circolo tentacolare che si espande in tutte le direzioni. La festa in Piazza San Carlo sabato alle ore 21,
ci saranno molti musicisti, DJ, scrittori, editori, tanti amici del Salone e del Libro che rivendicano con orgoglio, come dire, questa primazia della nostra città nella promozione del libro in Italia. Una risposta a Milano? No, non vuole essere, ognuno va per la sua strada, credo che Torino in questo caso davvero non debba imparare niente da nessuno. Credo che questo sia imprescindibile per poter pensare a un salone del futuro. Il trentennale si approssima, probabilmente sarà un salone diverso, ma non per questo sarà un salone meno bello, importante e significativo. Magari sarà la volta per, come spesso accade in questa città che è sempre stato uno straordinario laboratorio, di sperimentare qualcosa di nuovo che magari tra qualche anno qualcun altro proverà a portarci via, ma non importa, questa è la vocazione di Torino. Un feto di 8 mesi privo di vita e avvolto in un sacchetto di plastica è stato trovato dai carabinieri nell'armadio della camera da letto di un appartamento in Torino. Il ritrovamento, su segnalazione dei medici del 118 dell'ospedale Maria Vittoria, dove la scorsa notte è arrivata una peruviana di 36 anni con una forte emorragia, probabile conseguenza di un parto già avvenuto. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero che ha disposto l'autopsia del feto. Al momento non ci sono indagati. Ed è stata sequestrata dai carabinieri la bottiglia di liquido per lavastoviglie somministrata per errore in un bar del Cuneese ad un giovane che ora lotta tra la vita e la morte. È tuttora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Croce di Cuneo il giovane vittima di un tragico errore. Mario Spavone, 27 anni, dipendente di una società di Chieri che offre servizi per le onoranze funebri, ha ordinato un bicchiere d'acqua al bar durante una pausa dal lavoro, mentre nella vicina chiesa era in corso la cerimonia religiosa, ma la cameriera si è confusa e gli ha versato liquido per lavastoviglie. L'allarme è scattato immediatamente, ma all'arrivo dell'ambulanza i medici hanno constatato subito la gravità delle condizioni del giovane, colto dopo aver bevuto da attacchi di vomito. Le condizioni di Mario Spavone sono peggiorate durante il tragitto e una volta giunto all'ospedale Santa Croce i medici hanno deciso per il coma farmacologico. Nel frattempo, conseguente al ricovero, è scattata la denuncia. I colleghi di Mario Spavone hanno dichiarato che la cameriera ha subito capito di aver commesso un gravissimo errore, ma ormai era tardi. Saranno consegnate a partire dall'inizio dell'anno prossimo le nuove case ATC ristrutturate grazie all'intervento economico della Fondazione Agnelli. Ci spiega tutto Marita Ballesio. Permettere a degli alloggi di diventare abitabili e dare la possibilità a chi ha bisogno di avere una casa. La Fondazione Agnelli mette a disposizione dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte 100.000 euro. Serviranno ad effettuare rapidamente interventi su 50 abitazioni a Torino, oggi sfitte e in manutenzione, in modo da consentire la rapida riassegnazione a famiglie in difficoltà. Siamo rimasti molto impressionati da come si è potuto lavorare bene con la Regione, col Comune e con l'ATC proprio in tempi molto stretti, dando così la possibilità già nel 2017, nella prima parte del 2017, di avere 50 alloggi che saranno abitabili. Per noi è un accordo importantissimo. Dal punto di vista sostanziale, perché c'è un contributo economico rilevante di circa 100.000 euro e poi è, mi auguro, l'inizio di una collaborazione con la Fondazione Agnelli. Gli interventi che riguardano la sicurezza di impianti elettrici per la cottura dei cibi e del riscaldamento avranno inizio subito e si concluderanno tutti entro l'inizio del 2017. A mano che i lavori saranno completati in ciascun alloggio, l'ATC li metterà a disposizione dei comuni per l'assegnazione. La situazione in questo momento delle case popolari, qual è? Dove stanno le emergenze maggiori? Le emergenze stanno, per prima cosa, quello di riuscire a rendere fruibili le case che si liberano in tempi brevi. La seconda emergenza che è la domanda è estremamente più ampia di quella che invece è l'offerta. Parliamo di 10.000 domande solo nella città di Torino a fronte di una capacità nostra di mettere a disposizione 700 alloggi all'anno e quindi è evidente quella che è la sproporzione tra la domanda e l'offerta.
Quali sono le fasce anche più esposte all'emergenza casa dal vostro punto di vista? Beh, noi abbiamo un aumento di quelle che sono state le fasce in difficoltà, in disagio. Basta pensare che noi abbiamo un canone medio di affitto calcolato in base all'ISEE che è di 90 euro, ma noi abbiamo famiglie che in base al loro ISEE, che praticamente è zero, pagano 40 euro d'affitto. Il problema nasce poi sulle spese ripetibili, che sono quelle ovviamente di riscaldamento e acqua, che naturalmente sono più alte. Abbiamo avuto in questi anni un aumento di richiesta di famiglie numerose, ma anche persone sole che per vari motivi hanno anche perso il lavoro. Nuove povertà, anche moltissimi italiani, la crisi ha picchiato duro anche sulla casa. Sì, perché è vero che c'è stato un aumento di assegnazione a famiglie straniere, ma non è un aumento così rilevante rispetto a quella che è la percentuale. La percentuale di famiglie straniere che hanno assegnazioni di casa in questo momento a Torino è sovrapponibile alla percentuale di stranieri che abitano a Torino, siamo sul 14%, quindi l'idea che si stiano dando tutte le case di stranieri è assolutamente falsa. La Fondazione Agnelli si occupa principalmente di istruzione, l'istruzione è molto ampia, ma allo stesso tempo anche una vocazione su temi di solidarietà e impegno sociale. E nell'ambito di questi impegni abbiamo tante iniziative, come anche quelle che abbiamo presentato proprio prima dell'estate con i Salesiani, quella che presentiamo oggi e altre sempre in ambito, prevalentemente in ambito locale a Torino e in Piemonte. Con una cadenza di 3 giorni a settimana è stato inaugurato da Blue Air un nuovo volo tra Piemonte e Abruzzo. È tornato il collegamento aereo Pescara-Torino. La tratta è gestita dal vettore romeno Blue Air nell'ottica di una consolidata tradizione di rapporti fra l'Abruzzo e il Piemonte. Alla presentazione del collegamento hanno partecipato per Blue Air Adrian Duru, il consigliere regionale con delega ai trasporti Camillo D'Alessandro e il presidente della società di gestione dello scalo abruzzese Nicola Mattoscio. Dopo una richiesta e una grande e positiva pressione dell'opinione pubblica, ha dichiarato Camillo D'Alessandro, siamo riusciti ad agevolare l'arrivo nella nostra regione di turisti e visitatori provenienti dal nord Italia. Il volo da Pescara per Torino avrà una cadenza di 3 collegamenti settimanali, il lunedì e il mercoledì con partenza alle 12.45 e il venerdì alle 20.45. Un percorso di prevenzione e gestione delle situazioni conflittuali rivolto alle scuole secondarie di primo grado. Si tratta di Mediamente Bullo, l'iniziativa didattica presentata in questi giorni contro il bullismo. Il progetto Mediamente Bullo nasce dall'incontro dell'International Rotary del distretto qui 2031 e dall'incontro dell'amico Yuri Nervo di Esseri Umano. È un progetto che vede la Fondazione partecipe a finanziarlo per un anno perché è molto interessante nelle scuole medie, soprattutto si incentra su una prima tranche nella regione Piemonte selezionando alcune scuole medie e vuole essere comunque un punto di partenza nell'educazione contro il bullismo, sia quello tradizionale che abbiamo più o meno sofferto tutti che quello su internet, il cyberbullismo come va di moda oggi. Funziona che ci saranno degli interventi in, mi pare, 7-8 scuole prese a Campione, a Torino, una a Vercelli e un'altra a Biella, dove gli insegnanti e i referenti di esseri umani andranno sia a istruire i giovani che i professori ad avere anche un contatto con i genitori per sensibilizzare queste forme di bullismo. I Rotary, come fanno molte persone, tipo i giudici, che quando non hanno una conoscenza diretta del problema si affidano a degli esperti, noi ci siamo affidati ad associazioni molto simili alla nostra, come Doing Philanthropy e, come vedete qui alle mie spalle, Esseri Umani, che hanno fatto questa cosa molto prima di noi e molto meglio di noi. È un vecchio trucco della vita, sapersi circondare di persone migliori di noi. L'obiettivo è quello di aiutare le scuole a superare
la problematica dei bullismi, è meglio parlare al plurale, in quanto non esiste un unico bullismo, ma ne esistono diverse tipologie, per cui abbiamo, ripeto, aderito molto volentieri a questo progetto, a questo protocollo. Lo offriamo, grazie al Rotary, lo offriamo alle scuole, che sapranno farne un ottimo uso. Abbiamo bisogno di aiutare le scuole a raggiungere maggior consapevolezza e a trovare, non solo attraverso la sanzione, ma a trovare percorsi educativi e formativi che possano permettere ai ragazzi e alle loro famiglie di superare episodi, situazioni afferenti al bullismo, che è una pratica veramente critica, di criticità e negativa. Ci spostiamo ora in Valle d'Aosta alla riscoperta di antichi mestieri. Siamo ad Arpuie, una frazione del comune di Aosta, alla riscoperta di antiche tradizioni, di antichi mestieri, alla riscoperta della vannerie. La vannerie è la lavorazione dei rami dell'albero e la tecnica di intreccio per la produzione di cestini, gerle e altri oggetti. Rametto dopo rametto, quasi come una tela, l'arte dell'intreccio forma una sorta di tessuti capaci di contenere, di sopportare pesi, ma soprattutto capaci di raccontare una storia, la storia di un legame profondo tra uomo e natura. Allora come adesso sono utilizzati principalmente i rami del salice, della vitalba, del sanguinello, che in Valle d'Aosta sono i più reperibili. Ad Arpuie abbiamo incontrato Gino Charbonnier, uno degli ultimi artigiani che intreccia con una tecnica particolare, l'intreccio a cucito. Per preservare questa tecnica, l'assessorato alle attività produttive della Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'IVAT, l'Istituto Valdostano Artigianato Tipico, hanno chiesto la collaborazione di Gino Charbonnier per organizzare dei corsi agli istruttori dell'artigianato regionale per carpire i segreti dell'intreccio a cucito. Che differenza c'è, intanto per cominciare, tra questa tecnica a intreccio e quella tra virgolette normale? C'è una grossa differenza, perché farlo così, i cestini normali, non prendi, tagli i salici come sono, c'è bisogno di difenderli, pulirli e raschiarli. Li metti interi, giri, invece questi bisogna tagliarli in quattro, dopo pulirli bene, farli fini, fini, se no si rompono tutto quando fai l'intreccio. C'è l'intreccio, è piccolo. E poi una cosa particolare è che qua l'intreccio si fa con, diciamo, un rametto trattato, sì, per volta. Sì, sì, uno per volta, che per fare un centimetro, due centimetri dura tutto il giorno. Invece per quello tradizionale ce ne usano più rametti. Sì, sì, ma quello non lo uso di più rametti, no, ma vai più veloce a fare mettere i salici, no? Non c'è bisogno di bucare sempre lì, fili uno dietro l'altro e via. Che effetto le fa insegnare agli istruttori? Mi fa un po' di effetto, perché sai, non è che già sono un gran maestro per fare questo, l'ho fatto sempre mio così, mi sono sempre arrangiato e sono mai imparato, sì, da quando ero giovane, poi ho sempre continuato così, sai. Comunque fa piacere, perché si tramanda la tradizione. Sì, sono contento di mandare questa tradizione, perché ormai era tutto perso già anni e anni. C'è uno, c'è un pezzo lì del 1711. Ma dai, c'è un pezzo che praticamente... Sì, da quell'epoca, in quell'epoca facevano già. Sempre fatto questa roba qui. Solo che adesso, non so, sarà 20 anni. Adesso che hanno lasciato perdere questo qua, non so perché. Eh sì, però se andiamo a vedere bene ci vuole tanto lavoro, sì. E uno cosa lo fa per passione, altrimenti che prezzo? È impossibile vendere un pezzo così. È impossibile, beh, bisogna vedere se uno le piace proprio, le piace, perché è una roba così. Se uno mette 2 mesi per farlo... E a quanto no, devi vendere? Adesso mettiamo... devi vendere almeno 2.000 euro, devi vendere, almeno, per guadagnare 10 euro all'ora. Sono già poche, forse questo è uno dei motivi anche. Sì, no, ma neanche per questo motivo, non so, ma perché se fossero in commercio magari sono gente che si interessa a prenderli, magari, sai. Allora, diciamo che il materiale che viene usato soprattutto è il salice. E quel salice, o la qualità di salice lì, sì, no. Ecco, salice e anche altro legno. Sì, è l'altro legno, lì che noi diciamo... Il Savignon.
Il Savignon che... Fa le coste, fa la struttura. Là. Ecco, la struttura che deve rimanere più rigida, quindi viene usato questo. Fa la struttura, sì. Si chiama Tutta Coda ed è la prima fiera, così la definiscono gli organizzatori, interamente dalla parte degli animali. L'appuntamento è dal 13 al 16 ottobre prossimo al Lingotto di Torino. Dedicato a chi ama, incondizionatamente, a chi sa che l'amore ha tante forme, alcune che non sapevamo nemmeno esistessero, dedicato a noi che abbiamo capito e che li rispettiamo per quello che sono. A Tutta Coda, la fiera dalla parte degli animali. Siamo contentissimi di poterlo fare a Torino, che da sempre è una città che è attentissima al benessere degli animali, e quindi questa manifestazione che li racconta e li fa vivere in un modo così dalla loro parte non poteva che avere la sua prima edizione in una città come Torino. Come sarà organizzato questo momento di incontro a quattro zampe e a tutta coda? E a tutta coda. È una manifestazione che parlerà di tutti quanti gli animali, non solo cani e gatti, ma anche rettili, pesci e via dicendo. E li racconteremo grazie al contributo di tantissimi professionisti che daranno appunto il loro contributo con dei seminari di formazione, ma ci sarà tantissimo divertimento, ci saranno decine e decine di attività ludiche per gli umani e per tutti i visitatori con la coda, che saranno realmente i protagonisti. Dal battesimo dell'acqua all'avvicinamento alla sella, la caccia al tartufo, l'agility, disc dog, dog dance, decine di attività per farli divertire imparando a conoscerli un pochino meglio. Questa manifestazione si sposa esattamente con il programma che questa amministrazione si intende portare avanti, perché è un'attività che promuove la sensibilizzazione del benessere degli animali, e mi è piaciuta molto anche la parte legata alla solidarietà, perché verranno fatte delle raccolte fondi a favore dei canini, dei rifugi del territorio, e questa è una cosa di cui abbiamo veramente bisogno in città. E quindi soprattutto questa parte, e poi anche la possibilità di fare informazione da parte della città sulle attività legate al canile municipale, ai due canili municipali, e le attività che l'amministrazione porta avanti, e quindi la sterilizzazione ad esempio dei gatti delle colonie feline, i bandi di sponsorizzazione che la città richiede a tutte le aziende che possono aiutare i gatti che fanno parte di queste colonie, e tutte le attività di informazione anche sui diritti e doveri dei padroni dei nostri animali. Quindi anche tutela, ricordiamo, gli animali hanno dei diritti, ormai anche la nostra legge lo sancisce, però ogni tanto è bene ricordarlo. Sì, poi fortunatamente città, noi abbiamo un regolamento che è quello sul benessere degli animali, il 320, che è all'avanguardia, è stato il primo in Italia, e adesso noi insieme alla consulta animalista decideremo magari di modificarlo nelle parti un po' più obsolete, però assolutamente siamo una città all'avanguardia. Quindi quando invitiamo le persone è dove? Dal 14 al 16 di ottobre al Lingotto Fiere. C'è chi va tutto gas, io vado tutta coda. In attesa del match della nazionale di calcio contro la Spagna in programma giovedì sera allo Juventus Stadium, la Sala Marmi di Palazzo di Città ospita fino a mercoledì le quattro coppe conquistate dagli azzurri. Le due Rimé del 1934 e del 1938, quelle vinte in Spagna nel 1982 e in Germania nel 2006, insieme alla Coppa Europa conquistata nel 1968. I trofei sono visibili con ingresso gratuito dalle ore 8 alle ore 18, permettendo così ai torinesi di vivere l'emozione di vedere da vicino i trofei conquistati nei decenni dalla nostra nazionale di calcio. Patinaggio artistico, protagonista fino a questo sabato a Novara con i campionati del mondo. E ci siamo, adesso l'ora, il countdown è arrivato alla partenza, oggi c'è la cerimonia d'apertura, iniziano le gare
più spettacolari, avremo una settimana di fuoco e spero che ne potranno beneficiare davvero tutti i novaresi, ma tutti i piemontesi e tanti atleti e dirigenti che vengono da tutto il mondo. Sono sicuro che Novara farà una bella figura. Io ogni qualvolta partecipo a un evento di questo genere non riesco a non ricordarmi le Olimpiadi di Torino del 2006, che un po' è stato l'evento che ha inaugurato, diciamo, una stagione di grandi eventi sportivi in Piemonte. Quindi collego idealmente questo qui a Novara, questo campionato mondiale di pattinaggio artistico a rotelle con il filone inaugurato con le Olimpiadi. Mi auguro che abbia per Novara il suo territorio lo stesso valore o un valore simile a quello che le Olimpiadi invernali hanno avuto nel 2006 per Torino, dal punto di vista dell'attrattività da parte della città, anche della promozione del turismo, del territorio, della cultura di questa importante città a livello nazionale. Attendevamo questo momento da tanto tempo, l'abbiamo costruito insieme, stiamo realizzando un sogno non solo per Novara ma per tutto Piemonte. Grande attesa di performance sportive e tifiamo per lo sport, quindi vorrei vedere il massimo dell'impegno. Finalmente iniziano i mondiali di pattinaggio, un'occasione per di pattinaggio artistico, un'occasione per tutta la città e per tutto il territorio. Abbiamo lavorato pancia terra in questi ultimi tre mesi, devo ringraziare tutti coloro i quali hanno consentito a Novara di poter ospitare degnamente questa manifestazione. Una manifestazione evidentemente di prestigio in uno sport che è il pattinaggio, che con tutte le sue declinazioni è nel nostro DNA, nella nostra tradizione sportiva. Ricordo a tutti che la rotellistica a Novara ha una grandissima tradizione, soprattutto nell'hockey a rotelle, avendo vinto tantissimi allori in campo nazionale e internazionale. Quindi il movimento rotellistico novarese è sicuramente valorizzato da questo evento e facciamo in modo che anche la città lo sia. Abbiamo creato una serie anche di eventi e di manifestazioni che possano accogliere meglio e ospitare meglio tutte le varie delegazioni che sono arrivate qua a Novara. Infatti si parla di oltre 600 atleti. Sì, un'occasione per far conoscere la nostra città, per farla vivere al meglio, per far conoscere il patrimonio di cui la nostra città dispone, fatto di eccellenze enogastronomiche ma anche di un'offerta culturale comunque sia di tutto livello. Ecco, un modo per far conoscere la città con questo grande evento. Ancora sport, Omegna e Domodossola brindano con successo nei rispettivi campionati di basket con due convincenti vittorie. Vediamo. Esordio vincente e convincente per la Paffoni, che torna da Siena con tante certezze. Su tutte quella di essere una squadra granitica, rocciosa, difensivamente quasi impeccabile. La sensazione che l'impronta difensiva fosse un marchio di fabbrica lo si era già intuito nelle amichevoli estive. Nella palestra del Palacorsani, contro una squadra dal talento non eccesso ma comunque protagonista di tante vittorie nella trionfale passata stagione di C in Toscana, la Fulgora ha concesso davvero poco o nulla. Ha badato al sodo senza tanti fronzoli ed artifici cestistici. Punteggio basso, sprazzi di lotta greco-romana più che di basket, specialmente vicino a canestro. Possono stare tranquilli i tifosi rossoverdi accorsi in massa nella città del Paglio. Frappe, Corrà, su tutti hanno le stimmate dei veri combattenti. Nel pitturato le danno di santa ragione con tanto gioco sporco. Erano anni, forse dai tempi di Zivic e Gironi, che non c'era una coppia di lunghi con queste caratteristiche che sanno infiammare l'animus pugnandi del popolo fulgorino. L'altra nota positiva per la Paffoni è la prova sontuosa di Villa, il playmakerino di scuola Olimpia, che giocava la prima partita con i compagni dopo l'infortunio alla spalla nella prima amichevole, ha subito dimostrato di avere personalità, faccia tosta e talento. 12 punti all'attivo, con 3 bombe messe a segno, bravo anche in difesa. L'impressione è che il ragazzo possa essere la rivelazione di un gruppo che deve fare i conti con i guai fisici di Capitan Gurini, fuori sabato per riacutizzarsi del problema muscolare che già lo ha tartassato in preparazione. Come già detto prima, il match si è subito incanalato sui giusti binari per la Fulgor, primo quarto in cui il protagonista è stato Corrad, bravo a concretizzare gli assist dei compagni, mentre sul fronte opposto le insidie sono arrivate essenzialmente da Bonelli. Nel secondo periodo 10 minuti di alta qualità giocati dalla Paffoni. Villa entra ed è un fattore, Gasparin partecipa alla festa su ambo i lati del campo ed il vantaggio rossoverde si amplia fino al 41-28 dell'intervallo, che sembra suonare quasi definitivo.
Non è così, perché Omegna gioca un terzo periodo orribile in attacco con soli 6 punti segnati. Per sua fortuna la sovrana non fa tanto meglio ed arriva solamente sul meno 6 al trentesimo. Bastano un paio di difese ben fatte e di giochi eseguiti in attacco per riportare la situazione sotto controllo. Ancora Villa dall'arco mette la parola fine al match insieme a Gasparini. La Vinavilla Cipir Domodossola bagna con una vittoria al Cardio Palma, il primo storico debutto in Serie B. Finisce 70-68 al Palaraccagni. La squadra di Fioravanti ha menato le danze, dominato a lungo la scena per 37 minuti. Poi un clamoroso blackout negli ultimi 120 secondi con Bottegone che ha rischiato di pareggiare e di vincere la partita. Domo è stata presa per mano nel primo tempo da un incommentabile Corrado Bianconi. 30 punti per lui all'intervallo con percentuali irreali. Nel secondo tempo, quando Bianconi invece è stato costretto a sedersi in panchina per i falli, a recitare da protagonista è stato Maurizio Learini, che ha chiuso con 15 punti all'attivo. Buona anche la prestazione del giovane Hidalgo, così come Falconi, che ha giocato al servizio della squadra. Per gli ospiti 21 di Toscano, mentre i temuti Toppo e Marconato non hanno inciso. Dicevamo della partita, una partita in cui nel primo quarto è partita subito bene la squadra di casa, 11-2, 24-16 al decimo con Bianconi davvero devastante da ogni zona del campo. A metà gara 42-31 per Domodossola con 29 dell'Enfant du Pays. Nel terzo quarto gli ospiti provano a ritornare sotto sul 44-35, poi però vengono ricacciati indietro da Realini e da Cerutti, con Domo che confeziona il massimo vantaggio sul 55-38. Al trentesimo è 55-40, sembra fatta, anche perché la squadra di Fioravanti conserva sempre 10-11 punti di margine fino al 37esimo, dopo il tecnico fischiato ad Angelucci. Negli ultimi tre minuti si spegne la luce in attacco per Domo. Toscano ne mette 8 in un amen. Bottegone arriva sul meno 2 con il canestro di Toppo quando mancano 14 secondi alla fine. Realini fa 0-2 dalla lunetta. Bianconi cattura il rimbalzo, subisce fallo e anche lui si presenta in lunetta. 1-2. Bottegone ha 6 secondi per costruire l'ultima azione, Domo giustamente decide di fare fallo, Toscano segna il primo libero, sbaglia volutamente il secondo commettendo però invasione sul tiro, dunque la rimessa di Domo che può vincere 70-68. È il momento di dare la linea alla cronaca parlamentare, le iniziative del governo, dunque andiamo a sentire reazioni e commenti che ci arrivano in esclusiva per la nostra emittente direttamente dai palazzi istituzionali. Il saldo di bilancio corretto per gli effetti del ciclo economico nel 2017 viene stimato sullo stesso livello del 2016, 1,2%, ed è in linea con un percorso di consolidamento delle finanze pubbliche che colloca l'Italia tra i paesi più virtuosi dell'Eurozona. Un ulteriore miglioramento del saldo è atteso per gli anni successivi, fino al conseguimento di un deficit sostanzialmente nullo a fine periodo. L'effetto netto della manovra per il 2017 viene stimato in circa 7 miliardi di euro di maggiore ricchezza prodotta, lo 0,4%. Il valore programmatico del PIL per il 2017 è quindi atteso in crescita dell'1%. Si tratta di un obiettivo ottimistico secondo alcuni, ambizioso secondo altri, ma anche realizzabile. Questa ambizione è sostenuta in modo concreto da una manovra che dà una spinta alla crescita. Il PIL programmatico non è una scommessa, riflette la valutazione dell'effetto che la manovra produce sul prodotto. Senza la manovra il prodotto è stimato in crescita dello 0,6%. La manovra è costruita con la cura alla composizione che spesso è stata evocata, tra gli altri, dal Presidente della BCE e che ieri è stata richiamata durante l'audizione della Banca d'Italia, quale elemento cruciale di una strategia sostenibile. A parità di saldi di finanza pubblica, diverse composizioni delle entrate e delle uscite possono determinare effetti diversi sul prodotto, anche in funzione del contesto macroeconomico. Lo scenario macroeconomico tendenziale per il biennio 2016-2017 tiene conto in modo prudente del peggioramento del contesto esterno. Sulla base delle informazioni fino ad oggi disponibili, esso appare quindi condivisibile. I dati sui flussi di cassa delle amministrazioni pubbliche
sono fino a questo momento coerenti con la stima di disavanzo del governo per l'anno in corso. Nello scenario programmatico per il 2017 la dinamica del prodotto è significativamente maggiore di quella del quadro tendenziale. L'obiettivo è ambizioso, la previsione è basata su una composizione della manovra sulla quale la nota non fornisce informazioni di dettaglio. Per conseguire il risultato la prossima legge di bilancio dovrà essere definita con grande cura. Con riferimento alle misure di sostegno alla crescita sarebbe opportuno concentrare l'attenzione su quelle che possono favorire una rapida ripresa degli investimenti sia privati sia pubblici. Sappiamo bene che le donne sono tra gli obiettivi principali del discorso di odio. L'insulto alle donne viene ormai considerato quasi come un fatto con cui relazionarsi, specialmente sul web. Io trovo inaccettabile che noi donne, che abbiamo fatto anni di battaglie per l'affermazione dei nostri diritti, per avere un ruolo nella società, un ruolo che ci spetta, visto che siamo il 50% della popolazione, oggi noi si debba accettare, se vogliamo stare nella sfera digitale, di essere sottoposte a insulti, a minacce, a umiliazioni. Ecco, io non trovo tutto questo veramente accettabile e non vorrei che le nostre figlie, per non subire tutto questo, dovranno poi essere costrette a lasciare questo grande spazio che è il web, uno spazio che offre moltissime opportunità, che dà la facoltà di estendere la comunicazione a livello globale, ma che purtroppo per noi donne significa anche accettare delle condizioni che a mio avviso non sono sostenibili. Per questo, cara Ministra Boschi, è centrale oggi questa audizione, perché lei dal 9 giugno ha delle deleghe, leggo. Termina qui lo spazio a nostra disposizione. Dopo di noi meteo, oroscopo, almanacco del giorno, di seguito tutti i nostri altri programmi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di visione. A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis. Cosa accadrà nella giornata di mercoledì? Continuerà ad affluire, anzi entrerà aria decisamente più fredda, come promesso. Vedete questo vortice di bassa pressione? Invierà aria fredda, fresca per il periodo sulla nostra regione, sul nostro territorio, quindi un po' su tutto il nord-ovest, entrerà da nord-est ovviamente e poi si propagherà verso i settori occidentali. Le nuvole tenderanno ad aumentare, quindi al mattino ancora tempo tranquillo, con cielo sereno o prevalentemente sereno, ma guardate, tra il pomeriggio e la serata, nuvolosità in aumento. E non escludiamo anche qualche goccia di pioggia, soprattutto sul Verbano, sul Vercellese, sul Novarese. In questa zona avremo qualche scroscio di pioggia nella seconda parte della giornata. Il vento in rinforzo da est, soprattutto su zone di pianura, ma non solo. Temperature in calo. Temperature in calo, guardate le massime, comprese tra i 19 e i 22 gradi centigradi. Le temperature minime potranno andare anche al di sotto dei 10 gradi. L'autunno quindi comincia a far sul serio. È tutto, buon proseguimento di giornata. Cominciamo dall'Ariete. Metterete insieme ambizione e romanticismo per puntare finalmente dritti al vostro obiettivo senza farvi distogliere da niente e da nessuno. Toro, avete molte conoscenze e abilità che in questo momento però non riuscite a mettere in pratica come vorreste e gli altri se ne accorgeranno. Potreste chiedere un piccolo aiuto a un amico, ma orgogliosi come siete, non ci pensate minimamente. Gemelli, riuscite a dare uno e dimostrare 100. Anche questa è una virtù da considerare, ma dovete pensare che non sempre potete passarla così liscia. Se un esame o un colloquio si avvicina, sotto con lo studio. Non vorrete arrampicarvi sugli specchi. Cancro, in vista di dover fare alcuni bilanci, già temete di essere in rosso. Limitate le spese superflue e risparmiate qualcosa con i saldi.
Leone, chiedete alla persona che vi interessa di uscire, senza perdere tempo. Le stelle vi rendono dei partner perfetti oggi, romantici, intriganti, interessanti. Desterete l'attenzione altrui grazie alla passione e all'ardore con cui parlate. Vergine, sognare ad occhi aperti può essere divertente, ma se volete davvero cambiare la situazione al lavoro o in casa, dovete cominciare dalle piccole cose. Bilancia, dato che non ci sono più intoppi a intralciare il vostro cammino, potrete fare passi da gigante soprattutto nei rapporti con gli altri. Sapete ciò che volete e sapete anche come ottenerlo, grazie a un atteggiamento di completa affabilità. Scorpione, non per forza tutto è bianco o nero, ma in questo momento non vedete proprio le differenze delle sfumature e fate di ogni erba un fascio. Sagittario, alcune aspirazioni sopite si risveglieranno e vi sentirete subito in grado di scendere di nuovo in pista e di gareggiare insieme con tutti gli altri. Capricorno, trattare con gli altri non è facile, soprattutto quando volete le stesse cose, eppure è un'abilità importantissima da tenere in considerazione. Con un po' di tatto e di savoir-faire, anche voi potete arrivare ad un accordo vantaggioso per tutti. Acquario, temete che alcuni invitati snobbino la vostra festa di compleanno, ma in realtà forse pensate di non esservi comportati alla perfezione. Non preoccupatevi troppo e ricordate che nessuno è perfetto e che dunque nemmeno voi lo siete. Pesci, notate un interesse nei vostri confronti, ma prima di dare adito a chissà quali conclusioni, preferite sempre accertarvi della realtà dei fatti.